Su Bagnoli Renzi ha annunciato che in qualche modo vorrà un commissario, e questo commissario è stato individuato in Raffaele Cantone, l'ex PM anticamorra. Il sindaco Luigi De Magistris ha detto che per lui non va bene, cosa farete? Ma insomma, noi questa cosa la stiamo dicendo da mesi, cioè noi a noi non piace il commissario, non ci piace l'idea che una città possa essere commissariata su alcune funzioni che sono di esclusiva competenza del comune, come la pianificazione urbanistica e il disegno della città. Insomma, non si può sottrarre un pezzo di città al governo dell'amministrazione comunale democraticamente eletta, quindi sul nome di Cantone non abbiamo ancora certezze, ma insomma, noi esprimiamo un giudizio negativo sullo strumento, non sulla persona. E chiaramente ci sembra assurdo che il governo continui su questa strada dopo tanto ritardo, quando invece lo strumento ordinario potrebbe dare le risposte in tempi sicuramente più rapidi e nel rispetto della democrazia. Cosa farete? Ma vediamo innanzitutto se ci saranno modifiche del decreto, vediamo se ci sarà questa nomina del commissario. Comunque, ripeto, noi il giudizio sul commissario è netto. Sì, ma cosa farete nel concreto? Se non è possibile, non sapete cosa ancora. Ma insomma, vediamo, ripeto, vediamo che innanzitutto che cosa fa il governo, se modifica il decreto. Se il decreto, io personalmente penso che senza una modifica del decreto non c'è commissario che possa fare molto a Bagnoli, però questa è un'idea nostra. Io sono abituato a giudicare dagli atti, al momento non c'è nessun atto, sono solamente anticipazioni di stampa. Vediamo quando ci saranno gli atti. Endorsement anche da Rosa Russo Iervolino, precedente amministrazione. Per Cantone? Per il nuovo commissario. Ma credo che chi ha avuto e chi ha rispetto delle istituzioni deve dire no al commissario. Questa regione e questa città ha conosciuto la stagione dei commissari che sono stato un disastro dal punto di vista economico, finanziario, clientelare. Ora insomma non si può ripartire dai commissari.